L'arcavolpi è senza dubbio il reliquiario più noto della cattedrale. Un gioiello del Duomo di Como che verrà esposto domani in cattedrale durante il canto solenne del Vespro delle 17:45. L'urna Volpi, sulla cui superficie d'argento sono riprodotte scene legate alla vita della Vergine Maria, contiene al suo interno reliquie antiche e preziose. È un reliquiario donato nel 1586 dal vescovo Antonio Volpi, probabilmente per sostituire una cassa lignea più antica, nella quale erano comunque raccolti quei reliquiari che ancora oggi si trovano all'interno dell'urna e che sono reliquiari di epoca medievale, contenenti reliquie legate a santi, alla Vergine e a Cristo. All'interno anche la famosa scarsella di epoca duecentesca, una sorta di borsa medievale che fungeva da contenitore per le reliquie, perfettamente conservata. Dal punto di vista artistico, l'arcavolpi è il reliquiario più noto, ma in Duomo ne sono conservati molti altri, diversi per fattura e contenuto, che saranno esposti nella Sacrestia dei Canonici dal 4 all'11 novembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. La curatrice ha programmato anche due visite guidate, il 7 e l'11 novembre alle 17 e una relazione l'8 novembre alle 21. Fanno parte del percorso espositivo un reliquiario di Santa Apollonia, uno di Santa Lucia e uno di Sant'Abbondio, meno conosciuto rispetto a quello che viene mostrato durante le celebrazioni per il patrono. Venne donato dal vescovo Romanò a metà dell'Ottocento, ma che ha una storia più antica. Infatti, dai marchi che sono apposti su di esso, possiamo capire che venne realizzato nello Stato Pontificio tra il 1696 e il 1718, in una bottega che era la bottega alla cosiddetta insegna del braccio col martello. I reliquiari dunque potranno essere osservati da vicino dal 4 all'11 novembre, ma fino al 20 novembre resterà in Duomo una mostra fotografica accompagnata da descrizioni complete, mentre è sempre sotto gli occhi dei fedeli all'altare del crocifisso la Stauroteca, cioè una custodia a forma di croce che conserva una reliquia della Santa Croce, le cui notizie risalgono al 1383, che proviene dall'antica chiesa comasca di San Nazaro, andata distrutta nella prima metà del Novecento con la demolizione del quartiere della Cortesella.